Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxeremo Super Mario della linea Asage Figures della Bandai, prodotto nel 2014. Andiamo a guardare la scatola nei dettagli. E adesso lo vedremo fuori dalla scatola. Guardiamo i contenuti della scatola prima di vedere i particolari della figure. Allora abbiamo prima di tutto un cartoncino giallo che fa da sfondo, poi il foglietto di istruzioni. Ancora un libricino che contiene tutte le altre figure prodotte dalla stessa casa. Questo è preso molto bello. Adesso andiamo ad unboxare Super Mario. Abbiamo. Partiamo dagli accessori. La moneta. Il fungo, e il cubo, che potremmo chiamarlo cubo interrogativo. E infine il Super Mario. Particolare ancora questo qua, che è pure importante, che serve a tenere su questa la moneta. O diversamente il cubo. Ora lo vedremo nei dettagli. Allora, guardiamo come si articola questa figure. Io direi che è abbastanza articolata, infatti pur tra le braccia si possono piegare i gomiti e anche addirittura i polsi, infatti. Ma anche le gambe possono compiere molte torsioni, sia nell'anca, il ginocchio, ma anche il piede, addirittura di poco, ma comunque può compiere il movimento. Poi vediamo la testa, pure può girare. I piedi pure in questo modo. Insomma, può compiere molti movimenti, molte posizioni. E secondo me anche la pittura è fatta molto bene, perché è abbastanza precisa. I colori sono puliti. Non mostra segni di sbavature. Secondo me è fatto molto bene. Poi guardiamo la moneta che abbiamo visto pure prima, col piedistallo pure, insomma, è realizzata molto bene. Ed ha la caratteristica di essere luccicante.
cubo. Anche qui si è realizzato molto bene. E infine il fungo. E poi questa è una buona pittura, molto precisa. Il mio voto per questa figure è 8, perché secondo me è fatta abbastanza bene, molto bene, come ho detto prima anche la pittura. Adesso vi facciamo assumere la classica posizione di Super Mario. Spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, lasciate like e condividete il video e adesso vi mostrerò le foto.